Progressi in terra amara. Fadik e Saniai stavano conversando in cucina quando in quel preciso momento arriva Rachid. Fadik è molto sorpresa nel vederlo, così Saniai guarda immediatamente per capire cosa sta succedendo. Vede Rachid in piedi lì e Saniai decide di farlo passare. Gli chiede di spiegare dove sia stato, ma lui non dice nulla in quel momento. Poi Rachid menziona di sapere che Fadik non ha idea di cosa sia successo e chiede il permesso di spiegarlo. Saniai si impegna ad ascoltare l'esplicazione di Rachid, riconoscendo che gli deve una spiegazione su come abbia potuto abbandonare Fadik nel giorno del loro matrimonio, lasciandola a soffrire con l'abito da sposa indossato. Rachid spiega che aveva chiesto a suo zio di portarlo al matrimonio con sua moglie, poiché erano persone estremamente importanti nella sua vita. Tuttavia, suo zio non sapeva come prendere l'autobus e insisteva nel guidare fino lì, nonostante la sua età avanzata, la cattiva vista e le limitazioni alla guida. Un altro familiare ha prestato l'auto a suo zio, quindi lui e sua moglie l'hanno utilizzata per andare al matrimonio. Durante il tragitto in auto, si sono persi e hanno superato il luogo della cerimonia. Rachid continua raccontando che, sfortunatamente, hanno avuto un grave incidente in cui l'auto è stata distrutta. Saniai gli chiede di smetterla, poiché capisce che è stato un incidente. Rachid insiste nel raccontare i dettagli e spiega che l'auto è stata distrutta in pezzi. Successivamente, ha ricevuto una chiamata per avvisarlo che doveva andare immediatamente in ospedale, poiché i suoi familiari avevano appena subito un grave incidente ed erano in condizioni critiche. Rachid tremava dalla preoccupazione, così è corso alla stazione degli autobus senza pensare in quel momento di comunicare a qualcuno ciò che stava accadendo. I suoi familiari erano ricoverati in ospedale e, non appena hanno potuto, gli hanno supplicato di riportarli a casa. Tuttavia, Rachid spiega che in quel momento non poteva farlo perché la sua fidanzata lo stava aspettando per sposarsi e doveva tornare presto per la cerimonia. Si sentiva intrappolato tra i suoi doveri e l'obbligo di prendersi cura dei suoi familiari. Sfortunatamente, hanno iniziato a piangere e a supplicarlo di riportarli a casa, poiché non avevano nessun altro che potesse prendersi cura di loro. Rachid ha consentito e li ha aiutati a casa con i compiti che non potevano svolgere da soli, il che ha richiesto più tempo del previsto. Saniai rimprovera Rachid per non essersi messo in contatto con loro. Rachid cerca di giustificarsi spiegando che voleva farlo, ma non aveva modo di comunicare e non sapeva neanche il loro numero di telefono. Saniai gli dice che sono scuse, sostenendo che avrebbe potuto andare in un ufficio postale per farsi mettere in contatto con la famiglia Yaman, e lo avrebbero fatto proprio in quel momento. Dopo questo, Rachid chiede scusa a Fadik e la chiama, amore, ma lei gli chiede di non chiamarla così, mettendo in chiaro che la loro relazione è finita. Rachid assicura a Fadik che sta dicendo la verità e che in quel paese non c'è un ufficio postale, solo un telefono. Zulia sta parlando con l'investigatore, il quale le dice che manca una parte del file. Zulia è confusa e chiede il motivo. L'investigatore spiega che se ne è accorto appena l'ha letto, nonostante ci siano migliaia di testimonianze da tutte le parti, manca una parte essenziale. Zulia chiede di cosa tratti questa parte mancante. L'investigatore rivela che sua suocera non era sul luogo delle rovine dove è morto suo marito e nemmeno era nella sua auto, poiché non avrebbe potuto percorrere quella distanza a piedi. Suppone che abbia preso un taxi, anche se non ci sono testimonianze di conducenti di taxi. Zulia ipotizza se possa essere stata per negligenza, ma l'investigatore esclude questa possibilità, suggerendo che forse l'hanno dimenticato nel mezzo del caos. Zulia, determinata a ottenere ulteriori informazioni, chiede se ci sia qualche altra cosa che dovrebbe sapere. L'investigatore menziona di aver sentito diverse cose su Beakkais. Proviene da una buona famiglia e suo padre era un medico molto rinomato. Zulia conferma di aver già familiarità con questo fatto. L'investigatore continua rivelando che Beakkais è stata sposata due volte, ma la cosa più intrigante è che entrambi i mariti sono morti poco tempo dopo il matrimonio. Inoltre, Beakkais è stata oggetto di numerose denunce nel corso del tempo. A quanto pare, c'è qualcosa che non va e suscita sospetti. Ali Ramet va a trovare Gulsen e Cetin,
che lo invitano a pranzo con loro e Ali Rahmat accetta. Dopo una piacevole chiacchierata, Ali Rahmat esprime il suo rammarico per quanto accaduto, quando Mujeigan li ha cacciati da casa. Afferma che Beacais è una donna molto cattiva e sa di non meritare di stare in quella casa, ma loro sì. Ali Rahmat dice a Chetin che lo considera come un figlio e poiché lui e Gulsen sono già sposati, allora anche Gulsen è come una figlia per lui. Propone loro di andare a vivere nella sua casa, dove avranno una stanza pronta per loro. Ringraziati, Gulsen gli dice che è molto gentile da parte sua ed è un onore ciò che dice. Gli fa piacere e lo ringrazia, ma le piacerebbe che rimanessero un po' di più in quella casa. Si sono appena trasferiti e anche se è piccola, vogliono che sia la loro casa. Assicura che non è che non si sentano a proprio agio nella casa di lui, ma la loro idea è di andare avanti con le proprie risorse. Credono che le cose guadagnate con il proprio sforzo siano le migliori e chiedono a Ali Rahmat di permettere loro di migliorare le loro vite attraverso il loro lavoro. Ali Rahmat annuisce e dice che va bene, se è quello che desiderano, non c'è problema. Zuliya si guarda nello specchio e ricorda le parole di Ali Rahmat, che le ha detto che Demir la ama molto e che, se lei lo permette, è sicuro che farà di tutto per sistemare le cose tra loro. Le ha chiesto di non nascondere i suoi sentimenti più di quanto potesse. In quel momento, si ricorda di quando nel passato confessò a Demir che avrebbe davvero voluto amarlo allo stesso modo in cui lui l'amava. In quel momento, Demir le disse di provarci, se non ci riusciva. Ispirata da questi ricordi, Zuliya prende una decisione decisa e si dirige verso la camera di Demir. Tuttavia, una volta arrivata, si trova sorpresa dal fatto che Demir non sia lì, poiché è con Umit nel suo letto. Accendendo la luce, si rende conto che Demir non è lì, il che la sorprende. Quando Fikret sta salendo le scale, Mujeigan esce dalla sua stanza. Lei chiede a Fikret se la sta evitando e gli chiede cosa sta succedendo, esortandolo a dirle chiaramente le cose. Fikret le risponde di non sapere a cosa si riferisce. Lui dice che quello che è successo tra di loro non è stato giusto. Mujeigan gli spiega che non gli chiedeva se ciò che era successo fosse giusto o sbagliato, ma voleva essere sicura che lui fosse certo dei suoi sentimenti. Tuttavia, capisce la situazione e conclude che faranno finta che nulla sia accaduto, così potranno dimenticare tutto e lui potrà evitarla senza problemi. Per Mujeigan, è finita. In quel momento, Mujeigan si prepara a andarsene, ma Fikret la afferra e le dice che vorrebbe che fosse così facile per lui dimenticarla, ma non può. In quel momento, si baciano appassionatamente. Tuttavia, Ali Rahmat sta salendo le scale e li vede baciarsi, rimanendo completamente sorpreso e paralizzato senza sapere cosa fare. Questa è l'anteprima di oggi, grazie mille.